fondamentale tener presente il clima umano quotidiano che si respira a Cuba. Sia fondamentale perché è una grandissima, formidabile lezione, per esempio, a noi. Il livello di impegno, di serietà, di moralità nella vita quotidiana cubana per noi non può che essere un modello da perseguire. Su questo il compagno ha perfettamente ragione. Io credo romani, quindi avendo questa chiesa cattolica addosso da millenni. 1998 almeno. A occhio. E noi per esempio possiamo dire che nella nostra pratica quotidiana quella stessa chiesa cattolica che fa finta in Francia, in tutti i paesi cattolici. Teniamo presente che la Chiesa cattolica è una delle responsabili, per esempio, storiche dello sterminio degli ebrei, per esempio. Ora, io sono fortemente convinto che il compagno ha ragione quando descrive il clima morale, culturale di Cuba, l'azione giusta che il partito ha condotto in questa direzione. E sono convintissimo che il partito cubano e la società cubana oggi giustamente si interroga, poniamo sul problema della società civile, del maggior spazio che deve avere la società civile, perché questo significa appunto approfondire il carattere democratico di partecipazione diffusa delle masse lavoratrici nella gestione del paese, e questa è la strada vera. Ed è questa la strada vera anche che rafforza Cuba nella contrattazione con il Vaticano, perché mette radici profonde tra i lavoratori. Io credo, ripeto, che giustamente se poniamo il discorso sul piano politico, sul piano delle necessità tattiche, il governo cubano e il partito cubano vadano appoggiati anche nell'azione fatta con il Vaticano. Io credo tuttavia che proprio noi sinistra occidentale, dobbiamo capire fino in fondo che Cuba è costretta a certe operazioni politiche per la situazione internazionale del movimento dei lavoratori, per chiederci alla fine questo: ma noi che contributo diamo, che contributo riusciamo a dare per rafforzare la situazione internazionale, per modificare i rapporti di forza internazionale e quindi per rendere a Cuba meglio possibile di svolgere la politica che ricordava il compagno? Vorrei fare quest'ultima osservazione. Il compagno sa che in realtà c'è un po' un imbarazzo per un italiano ad andare a Cuba, perché di solito gli italiani al 90% che vanno a Cuba sono persone con quattro soldi in tasca che vanno a cercarsi la mulatta o la negra, e sono persone non stimate generalmente dal popolo cubano. Uno quasi deve scusarsi, dire guardate che io sono italiano però non so come quelli, insomma, no? Ora, questo fenomeno grave della prostituzione, legato senza dubbio al turismo e alle necessità di nuove scelte economiche a cui è costretto il governo, e che crea, come il compagno sa bene, l'esistenza di ben tre economie a Cuba: quella basata sul peso, quella della borsa nera e quella del dollaro, con il paradosso che persone onestissime che lavorano seriamente
guadagnano molto meno, per esempio, del cameriere o della chinetera. Bene, io credo che questo problema, per esempio, della prostituzione sia un problema estremamente grave, perché un qualcosa che può corrompere quel clima morale giusto che il socialismo ha creato a Cuba, non il cristianesimo, il socialismo, che può, è qualcosa che può danneggiarlo. Mi si consenta di raccontare un episodio, secondo me terribile. Stavo a Trinidad, era sera, stavo passando con un gruppo di amici per la strada, c'è un giovane cubano, diciamo intorno a 20-25 anni, che offre una ragazzina dicendo: guarda, è vergine. Ecco, questa cosa è mostruosa e questo è un grosso pericolo, ovviamente un grosso pericolo legato alle necessità di scelte economiche, sociali, cosiddette di apertura verso questo mondo infame capitalistica a cui Cuba è costretta. Quanto il compagno ricordava prima circa il clima morale di Cuba è sacrosantamente vero e va difeso. Io credo che vada difeso anche contro la Chiesa Cattolica. Ho finito. Allora, Enrique González. Sì. Bueno, yo decía, hablaba un poco de la realidad cubana. Parliamo un po' della realtà cubana. Y hablando de esto me refería a los logros de la revolución en estos años. E parlando di questo mi voglio riferire a alcune delle conquiste della rivoluzione ottenute in questi anni. Ora, io non direi esattamente che la visita, perché estaría, o sea, estaría un poco, o sea, che la visita fue resultado o tuvo como finalità una búsqueda de subsistencia, de espacio en el mundo, o sea, un interés político el haber propiciado la visita. Intendo precisare ancora una volta che l'obiettivo della visita non era quello dell'ottenimento di maggior spazio politico nel mondo, insomma, non era quindi questo, non era un obiettivo politico. Esto sin lugar a duda, como dice Sergio, no quiere decir que no haya tenido un resultado político, en un mundo donde ningún acontecimiento escapa a una repercusión política. Questo ovviamente non vuol dire che la visita non abbia ottenuto un risultato politico, perché questo, diciamo, viviamo in un mondo in cui ogni cosa ha poi una conseguenza politica. Pero no ha habido sinceramente una intención política en propiciar esta visita. Però ecco, non c'era una intenzione politica nell'organizzare, nel promuovere questa visita a Cuba. Perché inclusive esta ha sido una visita che tiene una, come sabemos y hemos hablado, un antecedente histórico natural, diríamos hasta eso, natural. Perché come dicevamo prima, questa visita ha, diciamo, un precedente storico naturale, aveva quindi dei presupposti già esistenti. Que estuvo o tuvo uno de sus momentos descollantes en el encuentro histórico entre su santidad Juan Pablo II y Fidel Castro. Ha avuto, di cui, diciamo, è stato un momento storico nell'incontro che c'è stato qui a Roma tra sua santità Juan Giovanni Paolo II e Fidel Castro qui a Roma nel novembre 96. Pero que además ha sido el resultado, como decía anteriormente, de años de relaciones diplomáticas de respeto entre Cuba y el Vaticano. Ma è stato anche il risultato di anni di relazioni diplomatiche corrette tra Cuba e il Vaticano. E di una propria Iglesia Cattolica Cubana che esiste desde los tiempos de la colonia española. E anche, diciamo, di relazioni con la Chiesa Cattolica Cubana che esiste dal tempo della conquista spagnola. Una Iglesia Cattolica Cubana che penso che non è il momento, non è il spazio per dire sus aciertos y desaciertos, come los ha tenido la propria, come lo ha tenido todo processo. Però chi è stato presente. Una chiesa che adesso non c'è lo spazio per giudicare, diciamo, qual è stato il suo atteggiamento, però è una chiesa che c'è, esiste. Che exige, pudiéramos decir, suo spazio, exige suo spazio per realizzare suo lavoro proselitista, suo lavoro evangelizzatore. Una chiesa cattolica che esige il suo spazio per poter fare il suo proselitismo, la sua opera, diciamo, pastorale. Che de hecho lo ha tenido, perché, digo e ripeto, la rivoluzione cubana, a eccezione di altre rivoluzioni, non ha sido desde sus inicios una rivoluzione antirreligiosa. Uno spazio che la Chiesa cattolica ha sempre avuto, perché intendo precisarlo, la rivoluzione cubana nella...